Napoli, scendono in piazza gli operai dell'indotto Fiat. L'inviato Matteo Parlato ha raccolto le voci della protesta. L'accordo di Pomigliano è stato l'apripista per rompere la diga dei diritti del mondo del lavoro. È servito per distruggere 50 anni di contrattazione, di lotta, e oggi ci troviamo in una condizione nel quale ci hanno messo la scelta un anno fa tra diritti e lavoro, nella speranza che prendendosi i diritti ci lasciassero il lavoro. Oggi ci rendiamo conto, e noi siamo la prova vivente di questo, che quando si prendono i diritti, dopo un po' si prendono pure il lavoro. Una lavoratrice dell'indotto Fiat, come vede il suo futuro lavorativo? Adesso sempre più nero, perché praticamente su 1.050 persone della mia azienda ne sono state assunte solo 200, 800 stanno ancora fuori e quindi credo che si faccia ancora più nera di quello che si prospettava. Noi avevamo dei sogni, delle speranze, c'è chi vuole mettere su famiglia, chi vuole dei figli, chi vuole comprare una casa. Però purtroppo adesso veramente è drammatica la situazione. Secondo lei i lavoratori saranno reintegrati? L'impegno è che tutti i lavoratori devono essere reintegrati, quindi senza condizionale. Tutti i lavoratori devono essere reintegrati perché questo lo recita l'accordo. C'è una parte che andrà a Pomigliano, un'altra parte dovrà andare sullo stabilimento di Napoli. Noi vogliamo capire sullo stabilimento di Napoli qual è la prospettiva industriale, che l'azienda è tenuta ed obbligata a rispondere e a creare.